Andremo a fare la frolla 1, 2, 3. È la pasta frolla più semplice e ricordabile che ci sia. Iniziamo con i 300 g di farina. Dopodiché 100 g di zucchero. Guardate ragazzi, questa è veramente una bomba pazzesca. Andiamo a miscelare da subito zucchero e farina. Adesso prendiamo i 100 g di burro, ripeto, dovete tenerlo in frigorifero fino a un secondo prima. Lo andiamo a mettere sulla farina e andiamo a versargli della farina sopra. Andiamo a tagliarla a pezzettini. Vado a raffreddarmi le mani. Ragazzi, la frolla si deve impastare rapidamente. Quindi meno tempo ci mettiamo, meglio è. Schiaccio, lascio, schiaccio, lascio. Mi si stanno scaldando molto le mani, quindi le raffreddo un attimino e finisco la pasta frolla. Ragazzi, qua ci siamo, vedete? Vi consiglio, se avete un pochino di tempo, di lasciarla una trentina di minuti a raffreddare in frigorifero. Andiamo a fare una bella crostata per domani. Un po' di farina sotto. Mettiamo il nostro impastino. Andiamo ad utilizzare il mattarello. Per fare una buona crostata dovete utilizzarlo in modo molto molto leggero. Voilà. Teglia 26 cm. Imburriamo per bene e con un po' di farina vado a infarinare la mia teglia. Ragazzi, ho fatto su la frolla all'interno del mattarello e andiamo a tirarla così. Tacchete. Facciamo bene i bordi. Guardate qua che meraviglia. Andiamo a sbucherellare leggermente la frolla. 5 minuti, forno, 170 gradi, statico. Passati 5 minuti, prendiamo la marmellata. Io metto la marmellata della mia mamma di pesche, che è buonissima. La allarghiamo. Vado a mettere le mie striscioline su questa frolla. Forno, sempre 170 gradi, per circa 25-30 minuti. Vado in forno e torno. Questo è il risultato finale. È una pasta frolla 1, 2, 3. La cosa più semplice che ci sia, ma le cose semplici alla fine sono le più buone.